quasi un anno dall'apertura di Pellegrino Rossi, siamo al restyling di Via Farini. Quali le novità in questo negozio storico di Milano? Ma su questo negozio abbiamo concentrato un sacco di evoluzioni, proprio perché per noi questa taglia di negozio, cioè 1000 metri quadrati in centro città, è qualcosa che diventa molto, più, molto importante per il nostro futuro. Quindi di fatto abbiamo installato, abbiamo sviluppato un numero importante di servizi che prima erano assenti e che erano piuttosto disponibili su superfici più importanti. Su questo negozio abbiamo inserito tutti i servizi di prodotto che noi chiamiamo obbligatori, che non avevamo, come il taglio legno, il taglio vetro, il noleggio attrezzi, e in più abbiamo aggiunto un pacchetto di servizi che chiamiamo di prossimità, che hanno la vocazione di far frequentare il nostro negozio proprio per questa tipologia di servizi e sempre più clienti. In particolare mi riferisco anche a una novità che abbiamo inserito grazie alla collaborazione con Fermopoint, per i clienti che fanno i loro acquisti online e possono mettere come luogo di consegna il negozio di Farini, perché l'orario di apertura è agevole e possono a fine giornata, a fine lavoro o quando preferiscono venire a prendere e a ritirare i loro acquisti. Quindi questa è un'evoluzione che mi sento di marcare. Ecco, in termini di assortimento cosa c'è di nuovo qua in Farini? Di nuovo in Farini, in termini di assortimento, c'è che è un negozio che prima non aveva reparto serra, e per noi la serra è un elemento su cui crediamo molto, di grande distintività, che i nostri clienti, in particolare di città e non solo, ci chiedono e quindi hanno molto piacere di ritrovare nei nostri negozi. Questa è una novità. A livello prodotto abbiamo ottimizzato e densificato la nostra offerta per dare più risposte, più soluzioni ai nostri clienti, che abbiamo lavorato moltissimo su la densificazione, l'ottimizzazione merchandising per far trovare nello stesso spazio più risposte ai nostri clienti. Ecco, voi siete molto attivi nel coinvolgere il cliente e anche nel produrre didattica per il cliente. C'è qualcosa di nuovo anche in questo senso? Anche in questo senso abbiamo avviato quest'anno un progetto molto ambizioso per noi che si chiama Educational, attraverso il quale abbiamo la vocazione di aiutare i nostri clienti, essere veramente al loro servizio. Noi parliamo di clienti che non sanno fare ma hanno voglia di mettersi in gioco, e quindi abbiamo avviato un progetto dove tutti i mesi proponiamo dei laboratori in tutti i nostri negozi, quindi anche nei negozi piccoli abbiamo dei laboratori del fare. Questi laboratori sono supportati da dei video che sono a disposizione su tutti i canali per i nostri clienti, e in più stampiamo anche delle piccole guide relative al soggetto, al laboratorio che trattiamo, che il cliente si può portare a casa e quindi per essere rassicurato quando decide di fare da sé. Diciamo che vogliamo mettere su tutti i canali tutto quello che serve al cliente, e in mobilità e sul fisico e per fare pratica, vogliamo fare qualcosa per aiutarlo e metterlo nelle condizioni di fare. Quindi questa è una grande novità, dove abbiamo una cadenza mensile, ma avremo anche delle accelerazioni forte perché avremo del materiale e delle tematiche che svilupperemo settimanalmente, quindi una grande ricchezza di contenuti per i nostri clienti. Bene, per concludere, progetti per il 2016, nuove aperture, nuovi restyling? Siamo in una fase di rilancio, penso che dopo anni di stabilizzazione, di ridefinizione del concetto, abbiamo delle certezze. Una di queste certezze è che vogliamo accelerare sullo sviluppo di tutti i nostri piccoli negozi nelle città urbane. Quindi di fatto penso che già nel 2016 avremo delle cose. E poi penso che abbiamo anche la grande voglia di rimettere a livello tutto il parco dei nostri negozi, e quindi aperture, remodeling, relooking, chiamiamoli come vogliamo, del nostro parco negozi. Abbiamo un piano di lavoro a 5 anni molto intenso per noi.